un chirurgo plastico che lavoro in Italia, vivo in Italia da tanti anni, di origine nato in Libano. Siamo andati a trovare parenti nostri in Libano quest'estate, appunto a luglio, e ci siamo trovati un po' in questa situazione un po' particolare. Quindi noi abbiamo anticipato il nostro rientro, saremmo dovuti rientrare il 15 di agosto. L'aria è un po', c'è molta tensione, c'è molta preoccupazione, la gente è molto preoccupata naturalmente di quello che potrebbe succedere, però è tutta un'incognita che non è chiara, diciamo assolutamente. Tutti quanti invitano, i vari paesi, l'Italia per primis, la Francia, l'Inghilterra, tutti quanti invitano i loro, diciamo, cittadini a lasciare il paese perché non si sa quello che potrebbe succedere. Praticamente si sono precipitati tutti quanti a ricambiare, a ripartire in Libano, quindi diciamo il trovare i biglietti, diciamo, non era semplicissimo, l'abbiamo trovato anche per confermare quanto prima, anche perché praticamente ci sono state delle file lunghissime all'aeroporto di Beirut, perché molti andavano via in vari paesi del mondo. La situazione è molto tesa. Tutte le persone straniere che si trovano in Libano sono nel panico, che vogliono andare via. Sentendo le notizie dei telegiornali sembra che la guerra sta succedendo immediatamente, allora c'era un po' di panico. Su sollecito dei nostri figli che stanno qui in Italia, che ci hanno richiamato, ritornate, ritornate, abbiamo anticipato.